La prossima scuola arriva dalla Sicilia, da Catania precisamente, l'istituto coreutico Angelo Musco, che sì. Era un attore della tradizione dialettale, lo sapevi? Mi tocchi nel vivo perché essendo in parte siciliano, attore della grande tradizione siciliana, ma che va poi nel mondo, arriva in America, Pirandello, premio Nobel, Nobel per la letteratura, scrive per Angelo Musco, scrive L'Iolà, ho detto mi taccio perché dovete parlare. Lo sai dove ha iniziato la sua prima compagnia teatrale? La compagnia teatrale Giovanni Grasso, era la compagnia teatrale di Giovanni Grasso, era la sua, lui è il nipote, e allora... Questi ragazzi ci presentano una coreografia ispirata al mito di Pandora, alla quale Zeus regala un vaso e lei però, contenente tutti i mali del mondo e ordinandole di non aprirlo. Ma lei naturalmente... Naturalmente la curiosità è donna. No, e... La curiosità. Avrei però diciamo... Io non sarei neanche... Non avrei fatto in tempo a girarmi. A Zeus. E quindi ecco... Escono tutti i mali del mondo. Ma rimane la speranza. La speranza che è il punto di partenza per trovare soluzioni e insomma la salvezza, purché... Purché la speranza poi la tramutiamo. E certo, l'azione la dobbiamo tramutare in carne viva, in azione, la speranza. E allora, in bocca al lupo, assistiamo in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi di questa straordinaria performance. L'Istituto Omnicomprensivo Statale, Liceo Coreutico Angelo Musco di Catania. Pandora, il mito. L'Istituto Comprensivo Statale. I ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale, Liceo Coreutico Angelo Musco di Catania. Quello che avete visto è la scena finale, giusto, di uno spettacolo molto più lungo. Guarda, facciamo che tu dai a me il vaso, io ti do il microfono, cosa ne pensi? È la scena finale di uno spettacolo più lungo, coreografato, mi raccontava ieri il vostro insegnante, è coreografato proprio da lui, lo vogliamo presentare? Professore Gian Virtone.
E com'è andata? Vi siete divertiti, ragazzi? Ci siamo emozionati, penso. Beh, giusto, avete emozionato anche noi, quindi direi che il lavoro è stato fatto bene. E raccontavamo ieri, no, anzi, mi raccontavano quanto, oltre ad essere importante l'esistenza del liceo coreutico per chi decide di lavorare come professionista della danza, lo sia anche per portare la sensibilità all'arte, no, nel mondo, a chi viene educato per questo, anche se dovesse fare tutt'altro. La vostra esperienza che cosa dice a proposito? La nostra esperienza, comunque, abbiamo la fortuna di studiare in un liceo del genere non conosciutissimo in Italia. Speriamo sia al più presto disponibile in tutte le regioni. È un onore ballare davanti il presidente. E ringraziamo comunque tutto il pubblico per averci guardato, nonostante la danza sia una cosa che magari non è ancora molto sviluppata in Italia, soprattutto in televisione. E speriamo che vi sia piaciuto. Ah sì, ci è piaciuto moltissimo. Grazie. Allora, restituisco il vaso. E vi ringrazio di cuore, ragazzi, per essere stati con noi. Grazie, 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 grazie.